Fratelli e sorelle, signore e signori, buonasera. Cominceremo questa nostra serata recitando dei versetti dal secondo capitolo del Santo Corano. Li salmodierà un ragazzo di 11 anni. Il suo nome è Mubarak Talib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. In verità Allah dice il vero.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buonasera signore e signori. Dubito che ci sia bisogno di presentare Ahmed Didat, ma vorrei dire almeno che siamo molto fortunati ad avere il piacere della sua presenza così presto dopo il suo giro di conferenze nei paesi arabi. Non volevamo perdere l'occasione di averlo con noi ed è per questo che ci siamo impadroniti di lui prenotandolo per un giro di conferenze nella penisola. Tutto è stato organizzato in pochissimi giorni, ma sono certo che il poco tempo dedicato all'organizzazione di queste serate non influirà sul livello di ogni singola conferenza del signor Didat. Al contrario, Ahmed Didat insegna e discute pubblicamente di questa materia da diversi anni ed evidentemente con lo studio costante e la pratica non fa altro che migliorare. Fratelli e sorelle, signore e signori, il titolo della conferenza di stasera è Maometto, il successore naturale di Cristo. La conferenza di stasera è la continuazione di quella di ieri, il cui argomento era quello che la Bibbia dice di Maometto. Ci saranno altre conferenze, tutte le sere, fino a martedì, in tutta la penisola ed anche a Città del Capo, al municipio, sabato sera. Dopo la conferenza ci sarà come al solito tempo di porre delle domande. Gli intervenuti tendono a dimenticare le mie richieste per quanto riguarda le modalità del dibattito, quindi non dirò nulla per ora. Quando sarà il momento delle domande, vi chiederò di rispettare certe regole per il migliore svolgimento di questa seconda parte della serata. Fratelli e sorelle, signore e signori, la parola al fratello Ahmed Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Presidente, cari fratelli e sorelle, il tema di stasera è Maometto, la pace sia con lui, il successore naturale di Cristo, la pace sia con lui. Ho notato che crea molto interesse sapere in che modo il profeta dell'Islam può essere un successore di Gesù Cristo. Ci sono diversi tipi di successione. C'è la successione per eredità. Il figlio eredita il patrimonio e la posizione del padre. Il re, alla sua morte, cede l'onore del suo titolo al principe, che a sua volta diventa re. Questi sono esempi di eredità in cui una persona succede a un'altra per nascita. Poi abbiamo dei paesi come l'America, l'Inghilterra e in un certo senso anche il Sudafrica, dove c'è la successione al governo tramite le elezioni. Poi c'è la successione per via di selezione, per esempio per via di una scelta professionale. Così si sceglie il dirigente di una società e se la scelta si rivela sbagliata, si cambia con un altro. Ora, come fa un profeta a succedere a un altro? Come fa un messaggero di Dio a succedere ad un altro messaggero di Dio? Non interviene nessuno di questi metodi. È Allah, Dio onnipotente in persona, che sceglie i suoi messaggeri. E nel farlo si serve di suoi criteri imperscrutabili, criteri che non sono uguali ai nostri e che talvolta, con la nostra comprensione limitata, possiamo trovare sconcertanti. Per esempio, Mosè. Il santo profeta Mosè, Dio lo ha scelto. Sapete che era balbuziente? Balbettava.
e poi aveva ucciso un egiziano e per questo era in fuga dalla giustizia. Non possiamo non chiederci come mai Dio ha scelto un uomo di questo genere. Gesù Cristo non poteva identificare suo padre perché è nato miracolosamente e per questo sia lui che sua madre venivano insultati. Come mai Dio ha scelto persone simili? Così Maometto, un povero pastore che badava alle capre di suo zio. Nonostante questo, la sua gente lo rispettava, ma se fosse morto prima dell'età di 40 anni, non avremmo mai sentito parlare di lui, perché è dopo i 40 anni che Allah Onnipotente lo ha scelto come suo messaggero. Quindi lo stato di profeta è concesso da Dio Onnipotente secondo la sua saggezza e sapienza. Dunque, nel versetto che vi ho letto dal Santo Corano, Allah ci racconta che Gesù Cristo aveva predetto l'avvento di Maometto. C'è una chiara profezia di Cristo. Ieri sera parlavamo delle profezie, delle parole di Mosè, il santo profeta, la pace sia con lui. Dicevamo che Dio Onnipotente lo ha ispirato a predire l'avvento di un profeta come lui. Un profeta come te, come Mosè, ne abbiamo già parlato. Stasera analizzeremo le parole di Gesù Cristo, cosa disse lui direttamente a proposito dell'arrivo del profeta Maometto. Dunque, vi ho letto dei versetti dal Corano e precisamente dal Sura Saf, capitolo 61, versetto 6. Ieri sera spiegavo ai miei fratelli e sorelle come trovare questi versetti nel Corano. Se voi avete la traduzione, in particolare la versione di Abdullah Yusuf Ali, vedrete che ha un indice molto completo. Al contrario delle altre traduzioni del Corano, questa ha un indice talmente completo che qualsiasi cosa vogliate sapere del Corano, basta aprire l'indice, consultarlo e avrete tutto a portata di mano. Come vi ho detto, ho citato dal Sura Saf. Se voi volete sapere dov'è in questo librone di circa 2000 pagine, cosa dovete fare? Aprite l'indice alla lettera S, alla parola Saf, e vi dirà che è nel capitolo 61. Ed è facile trovare il capitolo perché il numero è scritto in cima alla pagina. Poi, un altro modo per trovare le mie citazioni è il seguente. Per esempio, voi sapete che sto parlando di una profezia di Gesù Cristo, quindi cercate Gesù nell'indice e c'è un indice analitico, così si dice, dei vari argomenti di cui si parla. Quindi, in quest'indice, sotto la voce Gesù e circa alla fine dell'elenco, troverete profetizzava Ahmad, un altro nome per indicare Maometto. Gesù Cristo, cioè, profetizza l'avvento di Maometto nel capitolo 61, versetto 6. Quindi questo è il secondo modo molto semplice per trovarlo. Un altro modo per trovare questo argomento nel Corano è di guardare sotto la M, alla voce Maometto, e troverete tutto ciò che riguarda Maometto. Per esempio, Maometto, il suo avvento predetto da Gesù. Così lo potete trovare sotto la voce Sura Saf, sotto la voce Gesù e sotto la voce Maometto, suo avvento predetto da Gesù, capitolo 61, versetto 6, predetto da Mosè, capitolo 46, versetto 10. Se volete sapere cosa dice il Corano del matrimonio, del divorzio, del paradiso, dell'inferno, basta consultare l'indice. E secondo me tutti, musulmani e non musulmani, dovrebbero avere questo libro. È giusto possederlo e costa così poco. È il libro meno caro che esista al mondo, un librone di 2000 pagine per 7 rand e 50, oppure 2 per 10 rand. Potete unire le vostre forze a quelle di un vostro fratello e comprarne 2 per 5 rand ciascuno. Non esiste un altro libro di 2000 pagine allo stesso prezzo. E se non ve lo potete permettere, musulmani o non musulmani, per favore scrivetemi, spiegandomi in 2 righe perché ne desiderate uno gratis. Tutto qui. Non voglio sapere quanto avete in banca, né come spendete i vostri soldi. Questi non sono affari nostri. Basta scrivere e dire, mi chiamo così e non me lo posso permettere.
Tutto qui. Se non ve lo potete permettere, ve lo manderemo gratis da Durban. Troverete il mio indirizzo sul libricino che avete in mano e su tutti i dépliants che ricevete. Dicevamo dunque, in questo versetto che vi ho letto, Sura Saf, capitolo 61, versetto 6, Allah dice: ed ecco che Gesù, il figlio di Maria, disse: o voi, figli di Israele, parlava agli ebrei, il suo popolo, disse: in verità io sono il messaggero di Dio mandato per voi ebrei. Per gli ebrei, lui è venuto per gli ebrei. Così dice, confermando la rivelazione che mi ha preceduto nel Torah. Torah. Torah in ebraico, Torad in arabo. Cioè le rivelazioni che furono fatte a Mosè, quindi, confermando la rivelazione che mi ha preceduto nel Torad. E recando la buona novella, portando buone notizie di un messaggero che mi seguirà, il quale si chiamerà Ahmed, che è un altro nome per indicare Maometto, la pace sia con lui. Ma quando venne con prove indiscutibili, la gente disse che si trattava di magia, stregoneria e trucchi. Questa è la malattia dell'uomo. Arriva un inviato da Dio, si presenta con le sue credenziali e la gente dice che mente. Il suo messaggio rappresenta le sue credenziali, ma quando queste vennero presentate la gente cominciò a mormorare: quest'uomo è come Gesù ma caccia i diavoli con l'aiuto di Satana, Belzebù. Queste erano le accuse che gli muovevano. È scritto nel libro. È scritto che era Satana ad aiutarlo a compiere i suoi miracoli. Così sono gli uomini. Dicevano che era magia, falsificazione, inganno e via di seguito. Ma stasera analizzeremo questo versetto e troveremo che ogni singola frase, ogni singola parola è confermata dalla storia e corrisponde anche a quello che si trova nei manoscritti secondo i cristiani e gli ebrei, senza possibilità di dubbio. Cominciamo. Numero uno. Egli disse: o voi, figli di Israele, io sono il messaggero di Dio mandato per voi ebrei. È vero o falso? Quando diciamo questo, i cristiani rispondono: no, è falso, perché Gesù è venuto per tutta l'umanità. E noi rispondiamo: leggiamo nel vostro libro, perché anche questo è un insegnamento impartitoci da Allah nel Santo Corano. Se qualcuno afferma una cosa, qualsiasi cosa, bisogna rispondergli: presenta le tue prove, il tuo burhan, le tue prove. E se dici la verità, mostraci la documentazione, le tue prove. Dunque, questo è ciò che afferma il Corano, che Gesù Cristo era stato mandato solo per gli ebrei. Ci sono prove di questo nella Bibbia cristiana? Certamente, e molto precise. Non c'è bisogno di aggiungere una parola o togliere una frase, niente. Basta aprire Matteo, capitolo 10, versetti 5 e 6, e leggere. Questi 12, cioè i 12 apostoli, Gesù li inviò, li mandò nel mondo, dopo averli così istruiti: non andate fra i gentili. Con gentili si intendono coloro che non sono ebrei. Nella versione originale vengono definiti gohim, che significa sporco, gente sporca e lurida. Non andate fra quella gente sporca. Non andate fra i gentili, i pagani, i gohim, fra quella gente sporca, tra quei peccatori. Non andate in mezzo a loro. Non andate fra i gentili e non entrate nelle città dei samaritani. Non andate. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E chi sarebbero queste pecore? Voi? L'africaner? Il meticcio? L'indiano? Il bantu? Chi sono le pecore perdute della casa di Israele? Chi? Gli ebrei.
Che i cristiani consultino la loro scrittura. Chiediamo loro, siete voi quelle pecore perdute della casa di Israele? È Cristo che ha detto, non andate dai gentili, da quella gente sporca, pagana, andate solo dagli ebrei. Io non riesco a credere che un uomo di Dio parli così dei figli di Dio, dicendo che è gente lurida, sporca, ma così dice la sacra scrittura cristiana. Ancora, in Matteo 15:22 si dice, or ecco una donna cananea, venuta da quei luoghi, gridava dicendo, Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. La mia figlia è crudelmente tormentata dal demonio. Shaitan si è impadronito di mia figlia. Abbi pietà di me. Cura mia figlia. Una donna di Canaan, quindi una donna che non era ebrea, una gentile. E il testo così continua. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Neppure una parola. E la donna piangeva. Sua figlia stava morendo. Ed egli all'inizio non le rivolge neppure la parola. E i suoi discepoli, accostatisi a lui, lo pregavano dicendo, dille che se ne vada in pace, nel senso di acconsentire alla sua preghiera, di curare sua figlia, perché è qui dietro a noi che grida e rifiuta di andarsene. Ma egli rispose, non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Sareste voi? L'africaner? Il meticcio? L'indiano? Il bantu? Sareste voi le pecore perdute della casa di Israele? No, sono gli ebrei. Egli ha detto, non sono stato mandato che per loro. Non può essere più chiaro di così. Mi pare di parlare chiaro, anche se non so mai se la gente mi capisce. A volte, dopo le mie conferenze, si presentano persone che parlano come se non avessero sentito nemmeno una parola. È una specie di ebbrezza che prende chi viene a parlare in pubblico. Un'ebbrezza non da alcol, ma sempre un'ebbrezza. A chi mi ascolta ripeto, sarei lieto che un cristiano venisse qui e mi dicesse, queste cose non ci sono nella mia Bibbia. Se cito in modo inesatto, sarò lieto di essere smentito. Dunque, Gesù disse, non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele, Matteo 15:24. Controllate nelle vostre Bibbie, nelle traduzioni in Afrikaans, in inglese, in Zulu. Aprite la Bibbia e leggete. Non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ma la donna gli si avvicinò e si inginocchiò. Era come una persona che annega e si aggrappa a qualsiasi appiglio. La vita di sua figlia è in pericolo. Sa che quest'uomo ha poteri misteriosi. Riesce a guarire, a risuscitare. Quindi lo supplica. Un'altra edizione della Bibbia dice che compie i gesti dell'adorazione, come nei confronti di un Dio. Ma, dicevamo, la donna gli si avvicinò e si inginocchiò pregandolo. Signore, aiutami. Gesù le rispose dicendo, non è bene prendere il pane dei figliuoli e gettarlo ai cagnolini. Prendere il pane dei figliuoli, cioè le opere di misericordia donate dal predicatore agli ebrei, e darle ai cagnolini. Non è bene, dice, non è giusto. Di quali cagnolini sta parlando? A quali cagnolini non si deve dare il pane dei figliuoli? Cani con quattro gambe? No, non intende questo, parla di uomini. Così dice la Bibbia, Matteo 15:26. Cosa dice di chi non è ebreo? Li definisce cani e porci. E sono creature del Padre. Il Padre che è nei cieli ha creato noi tutti. Ma questo figlio di Dio, come lo chiamano i cristiani, dice, non date ai cani ciò che è sacro. Le cose sacre, le benedizioni spirituali, il messaggio di Dio, non datelo ai cani. E non gettate le perle ai porci. Ecco, come vi dicevo, cani e maiali, porci. Non date queste cose preziose ai cani e ai porci, affinché non avvenga che le calpestino sotto i loro piedi e poi si rivolgano contro di voi attaccandovi.
Non date queste cose preziose ai cani e ai porci. Matteo capitolo 7 versetto 6. Così è detto nella Sacra Scrittura dei cristiani. Certo, sembrano parole molto dure, molto crudeli, ma non sono parole mie. Non sono stato io a chiamare cani e porci delle persone umane. È tutto scritto nella Bibbia. Chiunque può venire qui e smentirmi, dimostrare a tutti che mento. Venite con la Bibbia e ditemi, qui queste cose non sono scritte. E io aprirò il vostro libro, quello che avete sotto il braccio. Aprirò il vostro libro, ripeto, non quello che ho sul tavolo. E vi mostrerò queste parole nel vostro libro. E non solo, vi mostrerò altre invettive, parole di insulto contro gli anziani della sua gente. Li chiama generazione di vipere, serpenti, sepolcri imbiancati, generazione malvagia ed adultera, ipocriti. C'è tutto nel libro. È così che parlava agli uomini colti del suo popolo, i sapienti di Israele. C'è tutto nella Sacra Scrittura cristiana e non avrebbe risparmiato nemmeno sua madre. Secondo questo libro chiama sua madre donna, come se non ci fosse una parola più dolce per riferirsi alla madre nella sua lingua. Questo dice la Bibbia, che egli le disse, donna, che ho a che fare io con te, il mio tempo non è ancora venuto. Ormai era molto famoso, un grande oratore come Billy Graham o come Ahmed Didat, forse anche un po' più famoso, e parlava di paese in paese, proprio come me, che ieri sera ero in un posto di cui non ricordo nemmeno il nome, stasera sono qui, domani sarò in un'altra città e dopodomani ancora in un'altra. Immaginatevi che mio fratello e mia madre mi cerchino questo grande Ahmed Didat e scoprano dove mi trovo. Allora mandano un messaggio, mia madre è vestita in modo troppo dimesso per presentarsi davanti a tutti voi. Mandano un messaggio in cui si dice, tua madre e tuo fratello sono qui fuori che ti aspettano, quando avrai finito per favore, ricordati di loro. Ebbene, qualcuno gli si avvicina e gli bisbiglia all'orecchio, ci sono tua madre e tuo fratello che aspettano qui fuori, quando avrai finito ricordati di loro. E lui sbotta, secondo la scrittura. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Questa è mia madre e questi sono i miei fratelli. La gente che lo avrebbe venduto per poche monete d'argento, che lo avrebbe maledetto e rinnegato. Tutti lo abbandonarono nel momento del bisogno, ma di loro egli disse, questa è mia madre e questi sono i miei fratelli. Io vi chiedo di immaginarvi di essere quella madre che lo ha portato in grembo per 9 mesi, l'ha vestito per 2 anni, si è occupata di lui, gli ha comprato tante piccole cose. E adesso il grande Billy Graham, il grande Ahmed Didat dice, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Vi pare una cosa degna di un uomo di Dio? Eppure questo dicono le scritture. E quando qualche cristiano mi accuserà di travisare le cose, io risponderò che è la loro Bibbia che dice così, e a mia volta chiederò di spiegarmi questo comportamento da parte di un grande messaggero di Dio. Il Santo Corano, però, riabilita la sua immagine. Ecco cosa dice nel capitolo 19, versetto 22. Ecco cosa si dice di Gesù Cristo. E mi ha reso gentile verso mia madre, e non mi ha reso orgoglioso o infelice e altero nei confronti del mio prossimo. Questo dice il Corano. E il santo profeta Maometto, la pace sia con lui, viene a salvare la reputazione di Gesù e sua madre dalle calunnie dei suoi nemici. Nemici, lo ripeto, nessun amico parlerebbe così. Perché nessun uomo degno tratterebbe sua madre in questo modo. Tanto più Gesù Cristo che ha detto, onora il padre e la madre. E chiunque manchi di rispetto a suo padre e sua madre merita di morire. Di morire. E allora, com'è possibile che si sia comportato così? Proprio lui che dice, dovete rispettare il padre e la madre. Chi non lo fa è un indegno e merita di morire. Uccidetelo. C'è contrasto tra queste affermazioni e il comportamento di cui abbiamo parlato. La risposta brusca, il poco rispetto per i suoi maggiori, il dispiacere dato a sua madre. Il Corano dice, no, non è possibile, non ha fatto niente di simile. Era gentile con sua madre, non era scortese o altero. Il versetto continua confermando la rivelazione che mi ha preceduto. Abbiamo conferma di questo? Sì, sempre nella Bibbia. Matteo, capitolo 5, versetti 17-19.
dice: non pensate che io sia venuto a distruggere la legge dei profeti. Non sono venuto per abolirla, ma per portarla a compimento. In verità vi dico che fino a quando il cielo e la terra non passeranno, non scomparirà dalla legge neppure una iota o un apice, finché non sia tutto adempiuto. Una iota in ebraico è la più piccola lettera dell'alfabeto. Nemmeno quella sparirà dalla legge, né quella né un apice. Sapete, quei piccoli segni che si fanno sopra le parole. Nemmeno quella minima quantità deve sparire dalla legge, finché tutto non sia stato adempiuto. Chi dunque dichiarerà abrogato uno tra i più piccoli di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così sarà chiamato il più piccolo nel regno dei cieli, ma colui che li osserverà e avrà insegnato ad osservarli sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Quindi Gesù è venuto a confermare la legge che lo aveva preceduto, lo dice il Corano e le scritture cristiane lo confermano. Riprendiamo ancora quel versetto. Sto analizzando parti diverse dello stesso versetto. Siamo ora all'ultima parte. Ed ho recato la buona novella, buone notizie, di un messaggero che sarebbe venuto dopo di me, il cui nome sarà Ahmad. Come dicevamo, un altro nome che indica Maometto, la pace sia con lui. Controlliamo nelle scritture cristiane e non troviamo il nome Ahmad e nemmeno il nome Maometto. Quindi quando diciamo loro, guardate cosa dice il Corano, loro affermano che il Corano mente. Quindi dobbiamo fare delle ricerche e capire. Durante queste ricerche mi sono imbattuto in alcuni versetti che riportano delle parole di Gesù. E analizzando questi versetti, troviamo realizzata anche questa espressione, cioè troviamo la conferma del fatto che Gesù ha profetizzato l'avvento di qualcuno dopo di lui che si sarebbe chiamato Ahmad o Maometto. Dove si trova questa conferma? Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetto 7, dove si dice: io vi dico la verità. È opportuno, è meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, lo manderò a voi. Giovanni 16:7. Ora, la parola per dire consolatore in questa versione inglese è comforter, in altre advocate o consolate, che vogliono dire sostenitore, avvocato. Tutto questo è in inglese, ma noi sappiamo benissimo che Gesù non parlava inglese, non è vero? Prendiamo ora la Bibbia della nostra razza dominante, i fratelli Afrikaner, scritta in Afrikaans, e questa dice: ciò non di meno dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Ciò non di meno dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. La parola che usano è truster. Ma Gesù parlava Afrikaans? Secondo voi parlava Afrikaans? No. Prendiamo la Bibbia tradotta in lingua Zulu. Ma sappiamo bene che non parlava Zulu. Prendiamo allora una Bibbia in arabo. Ma non parlava neanche arabo. E si può continuare perché la Bibbia è stata tradotta in 2000 lingue e ci sono quindi 2000 parole diverse per esprimere quel concetto. Immaginate, 2000 nomi diversi, uno per ogni Bibbia. Ma noi vogliamo sapere esattamente cosa ha detto lui. Ha detto comforter? Consolatore? Ha detto truster? Vogliamo sapere cosa ha detto realmente. Vedete,
I cristiani hanno una malattia, la malattia di tradurre, di cambiare i nomi delle persone, una cosa che non si ha il diritto di fare. Un nome proprio è un nome proprio, non si ha il diritto di cambiarlo. Didat si dice didatti in qualsiasi lingua, non si può dire didatti in African si dice didat rimane didat. Così hanno cambiato il nome Jeheshua, Iso in ebraico. Jeheshua in ebraico classico loro l'hanno trasformato in Gesù. Gesù da Jesus. È la latinizzazione del nome Iso. Vedete, al momento del secondo avvento, se Gesù tornerà sulla terra, se lo riconoscerete, lo chiamerete per nome, Gesù, Gesù, lui non si volterà nemmeno a guardarvi, perché non ha mai sentito questo nome in vita sua. E così, se lo chiamerete Cristo, non si volterà nemmeno, perché non ha mai sentito neanche il nome Cristo in vita sua. Questi nomi sono traduzioni. Lui ha detto, io sono il Messia, che si traduce Cristo, dalla parola greca Christos. Lui questa parola non l'ha mai sentita, sono pasticci successivi che la gente ha combinato sul suo nome. E l'hanno chiamato Gesù, mentre lui non aveva mai sentito questo nome. E l'hanno chiamato Cristo, e lui non aveva mai sentito questo nome. Gesù Cristo, Gesù Cristo! Lui direbbe, che cosa gridate, chi chiamate? Questi nomi dunque sono tradotti. Così Gesù dice al suo discepolo Simone, Simone tu sei Kifas, il che vuol dire saldo come una roccia, una pietra. E su questa pietra costruirò la mia chiesa. Sei come una roccia, come un irlandese del nord. Lui si chiamava Simone, ma Gesù ha detto, tu sei Kifas, nella sua lingua. Sei come una roccia, una pietra. Quindi hanno tradotto la parola Kifas con la parola greca Petros. E Petros è diventato Peter, Pietro. Pietro non aveva mai sentito il nome Pietro in vita sua. A Roma c'è la basilica di San Pietro, ma dovrebbe chiamarsi San Simone, sarebbe più corretto. E ancora, il tredicesimo apostolo di Gesù, quello che si è autoproclamato discepolo, Paolo. Gesù Cristo lo incontra sulla via di Damasco, come dice Paolo stesso. Io sentii una voce, dice Paolo, negli Atti degli Apostoli 26:14, una voce che in ebraico mi diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo, perché mi perseguiti? Sarà duro per te recalcitrare contro lo stimolo. Atti 26:14. Quindi Gesù ha detto Saulo, Saulo, e in genere invece dicono Paolo, Paolo. Bisognerebbe che la cattedrale londinese St. Paul si chiamasse St. Saul. St. Saul, San Simone sarebbero nomi più giusti, ma loro devono latinizzarli. È un complesso di inferiorità che hanno tutte le nazioni sotto una dominazione straniera. Vogliono che i loro nomi somiglino a quelli dei dominatori. Nemmeno noi siamo esenti da questa malattia. È come se, quando un altro popolo ti domina, quello dominato perdesse la sua identità. Così noi cambiamo i nostri nomi per farli somigliare a quelli della nuova identità che vorremmo. I nostri nomi sono molto belli. Fatima, per esempio, diventa Tima. Yusuf diventa Joe, come Joseph. Joe. Vero che diciamo così? È la stessa malattia. È un'abitudine cristiana e lo facciamo anche noi. Non ci fa piacere essere riconosciuti come musulmani, quindi diciamo Tima invece di Fatima, il nome della figlia del profeta, la pace sia con lui, la prima delle donne in paradiso. È un nome bellissimo, ma noi diciamo Tima, diciamo Joe. Che Allah ci salvi da questa malattia. È una vecchia malattia, ma noi dobbiamo stare in guardia. I cristiani, dunque, hanno cambiato i nomi, da Iso a Gesù, da Messia a Cristo, da Saulo a Paolo, da Kifas a Pietro. Quindi avranno fatto la stessa cosa con Mohammed, Maometto. Se è una malattia, colpisce sempre. Il problema è che abbiamo a che fare con 1000 lingue diverse, con 2000 parole diverse. Come venirne a capo? Nella lingua originale, cioè in ebraico, il nome più vicino a Mohammed è Mohammena, Mohammena. Ma purtroppo non possiamo controllare l'originale perché è perduto.
Ci sono migliaia di manoscritti della Sacra Scrittura cristiana, ma nemmeno uno è in ebraico. Gesù è ebreo e parla ad ebrei. Con il più dotto di loro, Paolo, parla in ebraico, come Paolo tramanda. Ma con i pescatori, gli operai comuni, parlerebbe in greco. Ha senso, secondo voi? Eppure ce l'hanno tramandato in greco. E non solo. Non è in greco colto, ma in una specie di dialetto, un greco da strada. Come noi parliamo nel Natal, avete presente? Fanacolo Zulu, che vuol dire approssimativo, maccheronico. Non parliamo il vero Zulu, quindi parliamo lo Zulu maccheronico, il greco maccheronico. E il cosiddetto testo originale della Bibbia ci è stato tramandato in questa lingua. Non c'è nemmeno una lettera scritta in ebraico, nemmeno una pagina. Abbiamo qualche brandello, qualche singola frase pronunciata da Gesù. Si dice che quando era sulla croce gridasse a gran voce Eli, Eli, lama sabachthani. Questo è ebraico e vuol dire mio Dio, perché mi hai abbandonato? E quando curò la bambina che stava morendo le disse Talita kumi, una frase ebraica che vuol dire bambina, alzati. E Paolo dice che gli ha parlato in ebraico. Ma non dice quali fossero le parole precise, le registra soltanto in greco. Non so perché. Gesù parlò in ebraico, ma Paolo ce lo riporta in greco. Ora, per arrivare al nome vero e proprio, dobbiamo analizzare quel versetto e ragionare. La versione in Afrikaans è la più utile da questo punto di vista. Vi chiederò di fare un po' di fatica in più e di imparare a memoria questo versetto in Afrikaans. Sempre Giovanni 16, 7. Vedete, l'Afrikaans è una lingua eccezionale. Ogni lingua ha le sue particolarità, ma questa è davvero eccezionale per questo verso. E vi spiegherò subito perché. Non esiste nessun'altra lingua sulla terra in cui sia possibile usare quattro negativi in un'unica frase. È bellissimo, e quel che è più notevole si usano per comunicare un'informazione positiva. Devo andare perché se non andrò lui non verrà. E quattro volte dice nie, 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 per dire sì, 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 sì. È davvero bellissimo. Domattina, se per caso il vostro capo è un afrikaner, potete andare da lui e fargli le congratulazioni. Dovete dirgli, capo, ho appena scoperto che l'Afrikaans è una lingua eccezionale. È una lingua giovane, una delle più giovani lingue dell'umanità, ma è eccezionale. Che cosa te lo fa pensare? Chiederà il vostro capo. Guardate qui, capo, un versetto solo e quattro negativi. Vedrete come resterà colpito. È affascinante. Così, vedete qual è la cosa che si sottolinea? Dice che deve andare perché se lui non andrà, l'altro non verrà al suo posto. Quindi noi chiediamo ai nostri fratelli cristiani, chi è questo truster? Chi è questo consolatore? E loro rispondono che è lo Spirito Santo. E va bene, se è lo Spirito Santo, vogliamo sapere quando è venuto. Perché Gesù ha detto che se lui non se ne fosse andato, il suo successore non sarebbe venuto. Ma se andrò, lo manderò. C'è una condizione, deve andare, altrimenti lo Spirito Santo non verrà, sempre che si tratti davvero dello Spirito Santo. Ma nella Bibbia si dice che lo Spirito Santo c'era prima che Gesù nascesse. Per esempio, Giovanni Battista, suo cugino, aveva da 6 mesi a 1 anno più di Gesù. Poco prima che Gesù nascesse, nacque Giovanni da Elisabetta, la sorella di Maria, che era già in età molto avanzata. E nel Vangelo secondo Luca, nel Nuovo Testamento, 1:15, si dice: egli, cioè Giovanni, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, cioè fin da quando sarà nel grembo di sua madre. Quindi lo Spirito Santo è con Giovanni fin da prima della sua nascita. Vero o falso? Chiedetelo ai vostri amici cristiani. È vero o è falso? Se dicono che è falso, possono buttar via la Bibbia.
Se è vero, allora lo Spirito era con lui da prima della nascita. Quindi questa presenza dello Spirito non aveva niente a che fare con il fatto che Gesù rimanesse o se ne andasse. Ma Gesù ha detto: se io non me ne vado non verrà, ma se me ne vado lo manderò a voi. Lo Spirito Santo però era presso Giovanni da prima che Gesù nascesse, andava in giro con lui nel ventre della madre. Lei lo portava in grembo e con lui dentro c'era lo Spirito Santo, con Giovanni Battista, secondo la Bibbia. Secondo punto, il primo era questa presenza dello Spirito Santo con Giovanni. Secondo punto, sempre in Luca, capitolo 2, versetto 41. Ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Ne fu ripiena? Sarà senz'altro così, se lo dice la Bibbia. Quindi questo non dipendeva dal fatto che Gesù se ne andasse. Era già lì. Terzo punto. Lo Spirito Santo ha aiutato Gesù in tutta la sua predicazione. In Matteo 12:28 Gesù dice: ma se io caccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quindi i suoi miracoli sono stati operati sempre con l'aiuto dello Spirito Santo. E lo Spirito non aiutava solo lui, aiutava, questo è il punto quarto, aiutava anche i suoi apostoli. Quando li ha mandati a predicare e a curare i malati, Gesù li ha rassicurati dicendo: perché non sarete voi a parlare, quando parlerete alla gente non sarà per vostra iniziativa, ma sarà lo Spirito Santo in voi che parlerà. Quindi anche loro avevano con sé lo Spirito Santo quando andavano a predicare e a curare. Non era necessario che Gesù se ne andasse per farlo arrivare. Quinto punto. Prima che Gesù se ne andasse, disse ai suoi discepoli: ricevete lo Spirito Santo. Ricevetelo vuol dire prendetelo, fatelo entrare. E quindi se dice ricevetelo, l'hanno ricevuto o no? Se io dico: qui c'è una banconota, prendetela, pensate che vi prenda in giro? Se dico sul serio, la prenderete. E se lui ha detto ricevetelo, l'hanno ricevuto o no? E questo è successo molto prima che lui se ne andasse. Ma ora parla del Consolatore: se non me ne vado non verrà, ma se me ne vado lo manderò a voi. Quindi non si tratta dello Spirito Santo. È questione di buon senso. Non bisogna essere particolarmente sagaci né particolarmente colti. Queste sono prove, nero su bianco, prese dalla Bibbia. Spero che mi ascoltiate con attenzione. Sono tutte citazioni quelle che ho fatto. Se volete che io ripeta i dati, il capitolo e il versetto, potete chiedermelo al momento delle domande e li ripeterò in modo che possiate trovarli e segnarveli se volete, se non avete fatto in tempo a farlo ora. Al versetto 12 dello stesso capitolo, il 16, Gesù dice: molte cose avrei ancora da dirvi, ma non ne siete capaci. Cioè non siete in grado di capirle. Ho molte cose da dirvi, posso darvi la soluzione di molti dei vostri problemi fino al giorno del giudizio, ma non posso dirvele perché non siete in grado di capirle. Non avete abbastanza intelligenza, non avete abbastanza fede. Il problema non sono io, siete voi, dice ai suoi discepoli. E la verità di questa affermazione, che i discepoli non avevano la capacità di capire, che non erano in grado di sopportare quelle verità, è espressa molto chiaramente più volte nella scrittura cristiana. A. In Matteo 8:26 li chiama gente di poca fede, li accusa di non aver fede. B. In Matteo 14:31 dice di nuovo gente di poca fede. E la stessa cosa, C, dice in Matteo 16:3, gente di poca fede. Più e più volte li accusa di non aver fede e dice che è inutile parlare con loro, gente incredula. Ancora D, Matteo 17:20, a causa della vostra incredulità, voi non credete, siete increduli. E, dunque non riuscite a comprendere? In Matteo 15:6, cosa vi prende? Come mai non capite? Io vi spiego tutto come a dei bambini e non riuscite ugualmente a seguirmi. Non riuscite a comprendere? F. E si scaglia contro di loro. O generazione infedele e perversa, quanto dovrò sopportarti? Gesù è irritato, frustrato. O generazione infedele e perversa,
questo è Matteo 17:17, per quanto tempo dovrò sopportarti, per quanto? Se Gesù fosse stato giapponese, invece che ebreo, avrebbe fatto harakiri, si sarebbe ucciso. Era un tormento senza fine. E Gesù ribadisce, ho molte cose da dirvi, ma voi non siete in grado di comprenderle. Non è in lui che ci sono difficoltà e problemi. E Gesù continua, invece, quando invece sarà venuto lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà verso tutta la verità. Parla dunque di questo Spirito della verità, attenti. Quando invece sarà venuto lui, vi guiderà, perché egli non vi parlerà da se stesso, ma vi dirà tutto quello che egli ha ascoltato e vi farà conoscere l'avvenire. Egli mi glorificherà. Vediamo allora, chi è questo Spirito della verità? Prima che tentiamo di dare una risposta, vi rileggerò quello che abbiamo detto facendo attenzione ai pronomi usati da Gesù. Seguite le mie mani. Quando invece sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà verso tutta la verità, perché egli non vi parlerà da se stesso, ma egli vi dirà tutto quello che egli ha ascoltato e vi farà conoscere l'avvenire. Egli mi glorificherà. 8 pronomi maschili in un unico versetto. Non è molto adatto per uno spirito. Egli, lui, egli, parla di un uomo per 8 volte. Non c'è nessun altro versetto in questo grosso libro che è la Bibbia. Con i suoi 66 libri nella versione protestante e i 73 dei cattolici romani, anche quella è qui a portata di mano. Non c'è nessun altro versetto con tanti pronomi maschili, femminili o neutri, non c'è. Questo è un versetto unico per descrivere una personalità unica, quella di Maometto, la pace sia con lui. 8 volte si descrive un uomo, e i cristiani dicono che si tratta di uno spirito, un fantasma. Sapete, in India, nel Pakistan, quando i musulmani hanno cominciato ad affermare questo, i cristiani hanno modificato la traduzione da egli lui a ella lei. Ma non si può certo sostenere che Maometto era una donna, vero? Non so cosa combineranno con la traduzione in Afrikaans, ma vedrete che presto succederà anche in questa qualcosa di simile. Nel testo Afrikaans è scritto Hey, hey, hey. Com'è il femminile in Afrikaans? Sei. Lo cambieranno in sei, sei, sei. E non possiamo dire che Maometto è una sei, vero? È molto difficile star dietro le loro invenzioni. Sono molto ingegnosi. Comunque torniamo alla nostra analisi. Il Consolatore. I cristiani sostengono che si tratta dello Spirito Santo e continuano. Secondo voi Maometto è uno spirito? La mia risposta è questa. La parola greca che viene usata in questi casi è pneuma, una parola complessa che significa diverse cose. Quando gli fa comodo la traducono spirito, quando crea difficoltà diventa fantasma. E quindi il consolatore ora è uno spirito, ora è un fantasma. Ed effettivamente non si può dire che Maometto sia un fantasma. Questa è la loro procedura. Tendono ad aggiustarsi le cose in modo da far tornare i conti con le teorie che devono dimostrare. La stessa cosa succede con Giovanni, con il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti dal 7 al 13. Nella prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 1, si dice, carissimi, non vogliate credere ad ogni spirito, ma esaminate prima se tali spiriti provengano da Dio o no, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Quindi un falso profeta è uno spirito falso, un vero profeta uno spirito vero. Sta cioè usando la parola spirito come sinonimo della parola profeta. Il testo dice, carissimi, non vogliate credere ad ogni spirito, ma esaminate prima se tali spiriti provengano da Dio o no, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. E nel Corano vengono usati questi attributi per il nostro profeta Maometto. Colui che è fedele alla sua promessa, all'Amin, il veridico, il vero spirito, il vero profeta. Dovreste visitare la sua tomba, la tomba di Maometto. Allah vi ci condurrà un giorno. C'è una bella targa di metallo su cui è scritto. Questo è l'emblema, il titolo che gli diedero i pagani. Colui che è fedele alla sua parola, all'Amin,
il veridico. E Giovanni continua: ogni spirito, ossia ogni profeta, che riconosce in Gesù il Cristo, è da Dio. Giovanni ci dice, cioè, che i veri profeti, quelli che vengono da Dio, sono coloro che riconoscono in Gesù il Cristo. E Maometto cosa dice? Maometto ha indotto milioni di musulmani oggi a credere che Gesù è Cristo, che è il Messia. Esiste forse un altro Messia? Un altro Massì? No, Maometto ha parlato di un unico Messia, Gesù Cristo. Non ne esistono altri. E questo è testimoniato dal Corano. Ed ecco che l'angelo disse: o Maria, Allah vi reca la buona novella, vi dà la buona notizia. Il suo nome sarà il Messia. E chi è? Gesù, figlio di Maria, lui è il Messia. Dice Giovanni: lo spirito, il profeta che riconosce in Gesù il Cristo, proviene da Dio. Ma i cristiani non ascoltano ciò che è scritto nel loro libro. La Bibbia dà loro uno strumento per giudicare. Applicatelo a Maometto. Maometto dice che Gesù è Cristo o no? O dice che Mosè è Cristo? Che lui stesso è Cristo? Che una donna è Cristo? Cosa dice? Ecco cosa dice. Gesù, figlio di Maria, è il Messia, è il Cristo. E chi dice questo è un vero profeta di Dio. Ascoltiamo ancora Giovanni. Giovanni, capitolo 3, versetto 6. I cristiani citano sempre Giovanni 3,16, il famoso versetto in cui si parla dell'unico figlio generato da Dio. Adesso quel versetto è stato espunto, è stato cancellato. Dall'ultima versione autorizzata della Bibbia hanno espunto la parola generato. Nella frase l'unico figlio generato da Dio, generato non c'è più. L'hanno considerato una interpolazione. Torniamo a 3,6, quello di cui parlavo era 3,16. In Giovanni 3,6 si dice: ciò che è generato dalla carne è carne e quel che nasce dallo spirito è spirito. Giovanni 3,6. Ciò che è generato dalla carne è carne, ciò che è generato dallo spirito è spirito. Si intende che gli spiriti procreano? No. Il senso è questo. Ciò che è generato dalla carne è carne si riferisce alle azioni che hanno motivazioni materiali. Che cosa vi ha portato qui stasera? Ah, il signor Didat distribuisce Corani gratis, è per questo che siete venuti. Se è per questo, siete venuti per ragioni materiali, siete materialisti. E nella lingua della Bibbia siete carne, le vostre motivazioni sono carne e voi siete carne. Le vostre motivazioni sono materiali e siete dei materialisti. Così metaforicamente si esprime la Bibbia. Ciò che nasce dallo spirito è spirito vuol dire che chi ha motivazioni spirituali è una persona spirituale. Non si parla certo di spiriti nel senso di fantasmi, né di spiriti che generano, che procreano o coabitano, a meno che non lo facciano gli spiriti cristiani. Ma no, non si tratta di spiriti in questo senso. Allah ha creato milioni di spiriti, senza determinazione di sesso, né maschi né femmine, puri esseri spirituali creati con un atto della volontà. Il significato che dicevamo va attribuito a Maometto. Maometto è spirito, cioè spirituale, e spirituali sono le sue motivazioni. Quello che ha fatto, l'ha fatto per ottenere un vantaggio terreno? Per diventare un capo, un re? Per cosa l'ha fatto? Per cosa ha affrontato sofferenze, prove, tribolazioni, lui e i suoi? Per motivazioni spirituali, per amore di Allah. Una persona spirituale spinta da motivazioni che non sono di questo mondo. Torniamo alla frase di Gesù: ed egli vi guiderà verso tutta la verità. E dice ancora: ho molte cose da dirvi, molte cose, tutta la verità. Molte sono più di una, tutta indica più di una. Non c'è bisogno di consultare il dizionario, molte, tutta. Molte indica più di una cosa, tutta indica più di una cosa. Lo spirito della verità li guiderà a tutta la verità. E Gesù ha molte cose da dire, più di una in ogni caso. Ora, sono circa 40 anni che io chiedo agli studiosi cristiani: ditemi una cosa nuova, una sola, che lo Spirito Santo vi abbia insegnato in 2000 anni. Lo chiedo agli studiosi di qualsiasi chiesa. Ci sono 1000 chiese e suddivisioni fra i bianchi in Sudafrica e 3000 fra i neri.
e ognuna possiede lo Spirito Santo, secondo quanto sostiene. Ma sapete, succede una strana cosa, sostengono a volte di avere dei poteri, oppure mi sfidano ad uscire e andare a guarire la gente. Una strana idea. D'altro canto, il primo dono che gli apostoli hanno ricevuto dallo Spirito alla Pentecoste era il dono delle lingue, la capacità di parlare varie lingue. E invece questo fratello che mi sfidava non sapeva l'inglese, possiede lo Spirito Santo ma non parla inglese. Allora mi ha chiesto se sapevo la lingua Afrikaans e io ho risposto di no. Allora mi ha detto, le leggo la Bibbia in Afrikaans. Immaginatevi un po', io ho detto di non conoscere l'Afrikaans e lui insiste a leggermi la Bibbia in Afrikaans. Viene proprio da chiedere, dov'è quel dono, dov'è la presenza di quel vostro Spirito Santo? Avete bisogno di tenere la Bibbia sotto il braccio? Senza la Bibbia sono perduti. Credetemi, senza la Bibbia anche i cristiani più colti sono perduti, non riescono a far niente senza il loro libro. È come una gruccia, e senza la gruccia cadono. Devono avere il libro, devono cercare nel libro. E io vi dico, dov'è lo Spirito Santo? Non dovrebbe illuminarvi? Perché non vi fa parlare? Cristo ha detto che lo Spirito Santo sarebbe intervenuto a illuminarli. Dov'è? Come mai vi abbandona? Li abbandona, lo Spirito Santo fugge. Quando ci incontrano, lo Spirito Santo li abbandona. Quel ragazzo diceva di non saper parlare inglese, ma mi capiva quando io parlavo in inglese. Però voleva rispondere in Afrikaans, perché voi capite bene l'Afrikaans, e voleva fare una conferenza. E tutto questo con la scusa di fare una domanda, o dicendo che prima o poi l'avrebbe fatta. Quindi, tornando al nostro tema, ditemi una cosa sola che sia stata insegnata dallo Spirito Santo. L'ho chiesto ai testimoni di Geova, l'ho chiesto ai cattolici, l'ho chiesto ai battisti, l'ho chiesto a tutti. Ditemi una sola cosa nuova che sia stata insegnata dallo Spirito Santo in 2000 anni. Non sanno rispondermi, non c'è. Qui in Sudafrica abbiamo tanti problemi, il maggiore è quello razziale, il razzismo. Che cosa vi ha detto lo Spirito Santo in 2000 anni per risolvere questo problema? C'è poi il problema dell'alcolismo. L'anno scorso questo paese ha speso 2000 milioni di rand in alcol. 20 anni fa le statistiche affermavano che fra i bianchi c'erano 200.000 alcolizzati cronici. 200.000. Problemi con l'alcol, problemi con il gioco d'azzardo. L'anno scorso abbiamo sperperato 2 miliardi di rand giocando d'azzardo, eppure la nostra nazione sostiene di non avere denaro per gli spastici. Non abbiamo soldi per gli infelici, ma possiamo sprecare 4 miliardi in alcol e nel gioco. Su questo cosa dice lo Spirito Santo? E sul problema delle donne in eccesso? Sul problema del divorzio? Cosa ci viene detto? Niente. In 2000 anni non ci è stata insegnata nemmeno una cosa nuova. Sono 40 anni che lo chiedo e nessuno ha saputo rispondermi. Nessuno nelle 1000 chiese e suddivisioni che esistono fra i bianchi e nelle 3000 che esistono fra i neri. E io dico, rivolgiamoci a Maometto. Lui ci dà la soluzione dei nostri problemi. E non è lui naturalmente a darla, ma Allah, l'onnipotente, l'onnisciente. Vi darò un esempio e poi concluderò. Questa mia conferenza dovrà pur finire. Il vostro entusiasmo mi spinge a continuare. Mi sembra di avere tanto tempo. E invece rischiamo che finisca la cassetta della registrazione. Comunque, veniamo all'esempio di cui vi ho parlato. Dunque, nello Swaziland, l'ultimo re, Sobhuza, prima di morire ha sollevato un problema. La regina, sua moglie, la moglie più anziana, era morta e in quel paese sono nate molte discussioni per definire quanto tempo era giusto che un uomo dovesse aspettare prima di risposarsi. Questo problema, però, è stato risolto facilmente perché il re aveva altre 8 mogli, 8 mogli più giovani su cui contare. Il problema teorico, quindi, si è trasformato in questo. Quanto è giusto che una donna aspetti prima di risposarsi se muore suo marito? Non è una cosa facile da definire. Il primo problema, per quanto deve aspettare un uomo, è stato risolto facilmente, perché, come dicevo, c'erano 8 mogli in fila che aspettavano. Ma se morisse l'uomo, quanto dovrebbe aspettare la donna? Ci sono state molte discussioni nello Swaziland. Sapete, tutte le sette e le suddivisioni che abbiamo qui, i testimoni di Geova, i cattolici romani, i luterani, tutte le sette che abbiamo qui in Sudafrica le hanno anche lì, e nelle stesse proporzioni, e tutti discutevano sul quesito sollevato dal re.